Campionato nazionale di Serie A, prima divisione, stagione 2014-2015, seconda giornata di campionato, girone A. La Prevano Trieste incontra quest'oggi l'Indata a Merano. Un cordiale saluto da Denis Locoselli e dal commento tecnico di Marco Loduca. Buonasera a tutti i telespettatori. Veniamo subito alla formazione delle squadre. Partiamo con l'Indata a Merano. Numero 1 Tissot, 12 Cristanel, 5 Pagano, 6 Tomio, 7 Carli, 8 Slipcevic, 9 Gufler, 10 Lucas Stricker, 11 Andreas Stricker, 13 Laurin Stricker, 17 Mata Jonas, 19 Leiner Andreas, 21 Rotter Steiner, 23 Offer Roger, 24 Gagovic, 71 Mazzocchini, 99 Gaffer, allenatore il signor Jürgen Plattner. Veniamo alla Prevano Trieste, numero 1 Zaro, 12 Bosic, 2 Campagnolo, 3 Rojkovic, 4 Velia, 5 Dapiran, 7 Anic, 9 Pernic, 10 Kuniak, 11 Bellomo, 14 Calpanese, 15 Dougan, 18 Leone, 19 Visintin, 20 Canciani, allenatore Giorgio Velia. Gli arbitri d'incontro sono i signori Limido e Sonnini. Veniamo subito nell'inquadrare l'incontro di quest'oggi. Beh, sicuramente l'esordio in casa, delicato, da prendere con le molle. Per noi veniamo dalla buona vittoria di Bressanone, per Merano invece è proprio l'esordio stagionale. Squadra che ha cambiato parecchio Merano, vediamo, ma chiaramente dobbiamo andare sulle stesse lunghezze d'onda di Bressanone, iniziare molto, molto duri e vedere un po' impostare la partita al meglio. Ecco, Trieste ha indisponibili tre giocatori, infortunato il portiere Postonia e Michele Oveglia, mentre Di Nardo ha ricevuto nella passata partita un'espulsione, quindi è squalificato. Sì, chiaramente stiamo scontando l'infortunio patito soprattutto da Postonia in quel di Bressanone. Speravamo di recuperarlo in settimana, cioè non è accaduto. Giocherà Zaro, esordirà Bozic, e così vedremo anche questo nuovo acquisto. E poi Michele De Gente di lungo corso, perché ha la caviglia, che infortunio alla caviglia, che si è procurato in amichevole, l'ultima amichevole del precampionato. E poi Di Nardo, che sconta questa squalifica corretta, giusta, combinata dal giudice sportivo. Ecco, una prima giornata che praticamente ha visto risultati favoriti abbastanza scontati, tranne proprio quello di Trieste, che invece ha vinto bene. Ma sicuramente abbiamo vinto bene, abbiamo vinto i rigori. Diciamo che è stata una partita dai due volti. Primo tempo sicuramente abbiamo dominato noi, secondo tempo dominato Bressanone. Siamo arrivati ai rigori, poi lì è un tarno all'otto, ci è andata bene a noi e quindi abbiamo portato a casa due punti. Direi un buon esordio, perché sicuramente Bressanone sulla carta oggi penso che sia una delle squadre top del girone A. Ecco, per quanto concerne il Merano, ci sono anche stati degli innesti in questo mercato estivo? Sì, hanno perso i tre terzini titolari, Tartarotti, Stricker e soprattutto Starcic, che è andato a Bolzano. In compenso hanno preso Pagano, che viene campione d'Italia con Fasano l'anno scorso, e anche Mazzocchini, che oggi però non vedo in tribuna, e hanno confermato Gagovic, che è sicuramente uno degli stranieri ormai di lunga militanza qui nel girone A e tanti anni a Merano. Ecco, veniamo subito all'incontro, iniziato da qualche secondo con Carli che prova il tiro. Viene fischiata subito una punizione per la compagine altoatesina. Sì, diciamo che Carli è il fromboliere, è il centrale che gli dà imposta i ritmi per Merano, da una parte a Gagovic e dall'altra a Pagano. E sicuramente adesso in questi tre giocatori da stare più attenti, penso. Infatti Giorgio Oveglia non ha iniziato con la classica 6-0, ma con una 5-1 con Dapiran in punta davanti. Vediamo, stanno difendendo bene, adesso sono sotto passivo. A questo punto diciamo che Merano dovrà attaccare velocemente. Alla battuta Gagovic, prova il tiro, passa e inizia su un fallo sempre in favore della squadra ospite. C'è che si è fatto male sotto squadra di Trieste, Kuniak, ma nulla di grave. No, probabilmente per recuperare la palla si è tuffato e ha preso una manata in faccia, ma niente di grave. A questo punto dovrebbe restare il passivo per Merano, vediamo se gli abiti alzeranno il braccio. E comunque adesso Merano dovrà sicuramente accelerare la conclusione. Ecco, ricordiamo che appunto, come dicevi tu, il passivo nel regolamento bisogna subito venire nel più breve tempo possibile al tiro. Sì, infatti adesso, non avendo fatto nessuna conclusione, in teoria il passivo doveva restare, gli arbitri non l'hanno convalidato, ecco che lo rialzano. Adesso vediamo come si evolve la situazione,
La difesa ha difeso bene, palla recuperata da Cunha che lancia da Piran. Sbaglio di da Piran. Teste quindi con da Piran non riesce a sbloccare il risultato, si rimane sempre sul nulla di fatto, 0-0, quando sono passati 1 minuto e 42 dall'inizio dell'incontro, con il Marano che propone il suo gioco d'attacco mentre Trieste si schiera in difesa. Una 6-0 che l'anno scorso ha sortito veramente buoni effetti, no? Sì, sicuramente la 6-0 è la difesa, la nostra prima difesa. Oggi, mancando Di Nardo e Oveglia, che sono sicuramente due perni di questa difesa, Giorgio deve mischiare un po' le carte e a questo punto ho preferito iniziare con la 5-1 con Da Piran davanti e Cunha che Vicentin perni difensori, diciamo così. Bella parata di Zaro. Bella parata di Zaro su tiro di Cagli e Trieste imposta il gioco. Capitan Vicentin, ma è fiscata un'infrazione, quindi nuovamente palla in mano degli ospiti che valcano la metà campo e subito impostano con Cagli, ma il pallone è perso, quindi ci sarà una rimessa per Trieste. Se ne carica Zaro per Vicentin. Radojkovic, possesso palla per Cunjak, Dougan, Cunjak, Radojkovic, Anici, Vicentin, Anici nuovamente. Trieste che fa girare molto il pallone. Sì, sicuramente anche loro, perché anche, anche Merano sta adottando una 5-1, quindi comunque il gioco lo deve fare Jan Radojkovic da centrale. La palla gira bene, è importante che giri bene, che c'è una buona circolazione. Adesso ha recuperato palla e torniamo in seconda fase, vediamo se riusciamo a concludere almeno con un gol per incominciare a macinare il nostro gioco. Sempre Trieste con su palla, Anici, Vicentin, Anici, Radojkovic, Cunjak, Radojkovic, Anici. Radojkovic, Trieste che cerca di penetrare questa difesa piuttosto arcigna di Marano. Vicentin al tiro e palla un bel prima rete stagionale siglata dal capitano biancorosso in pallonetto. Bella azione, proprio una bella scalata, è partito da Dovgan, seguito con Cunjak, arrivando a Radojkovic che poi ha smistato per Anici e che ha trovato libero Vicentin, proprio una bella scalata, una classica azione, primo gol della partita, bene. E intanto si scalda anche il pubblico del Palacarbola, come sempre numeroso per questo esordio casalingo della squadra di coach Oveglia. Trieste nuovamente prende palla con Vicentin. Per Dougan, sempre che si schiara la difesa ospite. Sì, sì, è un speculare a Trieste, giocano tutte e due le squadre in 5-1, con noi con da Piran davanti, loro con Gufler, direi che sono il gioco è abbastanza speculare. A questo punto dobbiamo giocare bene con i terzini e raddoppiare il pivot come ha fatto adesso bene Vicentin. Questo è il gioco da adottare per cercare di smarcare questa difesa. Ecco, per scardinare una difesa come quella di Marano, quali sarebbero i punti di attacco? Ma sicuramente il raddoppio del pivot o dalla parte di uno dei terzini o dell'ala e chiaramente cercare la superiorità numerica o verso la parte destra o verso la parte sinistra. Ecco, nel frattempo ha segnato Gaffler, il giocatore più esperto della formazione bianconera. Sì, tanti anni a Merano, poi tanti anni anche a Bolzano, campione d'Italia col Bolzano e col Merano, un giocatore di grande esperienza, è veramente un giocatore super di spessore proprio. Super. Palla persa di Cunha. E recupera il Merano e si porta in vantaggio la formazione del Merano con la rete di Andreas Stricker. Tre fratelli Stricker in squadra. Sì, sì, uno è infortunato, Andreas è infortunato qui in tribuna, gli altri due invece sono qua in campo. Diciamo che poi non so se sono tutti parenti perché poi sono abbastanza cognome comune su a Merano. Nuova parata del portiere ospite, gli altri tesini che vanno avanti, ma viene fischiata un'infrazione. Quindi si prenderà con il possesso palla per il Merano e si incaricherà di batterlo il metronomo, come dicevi prima appunto Cagli, subito si è preso quindi a giocare. Cagli nuovamente, un regista molto esperto.
Sì, giocatore di tanti anni che è a Merano, veramente un giocatore che poi personalmente mi è sempre piaciuto perché è veramente molto veloce, molto anche tiratore, anche finalizzatore, veramente un bel giocatore. E si prosegue con gli altoatesini sempre con il possesso palla. Diciamo che anche loro fanno fatica a scavalcare la difesa biancorossa perché fanno molta rotazione. Sicuramente fanno molta rotazione, molta circolazione di palla. È chiaro che sono due difese forti spese singolarmente. È chiaro che è una difesa, una delle più inusate, la difesa 5-1 in giro per il mondo. Direi che sicuramente tutte e due le stanno applicando molto bene. E Teste nuovamente in avanti. Kuniak, Paradojkovic al centro. Visintin, Radojkovic, Kuniak. Si gioca molto sull'asse Radojkovic, Kuniak, Visintin. Sicuramente sì, e anche Anici, perché a questo punto vedi adesso raddoppia Radojkovic. Dobbiamo giocare, questo è il gioco giusto da fare. Cercare di marcare e cercare uno dei due pivot liberi. Ricordiamo il punteggio che è di 2-1 per la compagine avversaria quando sono passati 7 minuti e 38 dall'inizio dell'incontro. Intanto viene asciugato il perché si riparterà da una punizione in favore di Trieste. Sì, diciamo che come abbiamo giocato a Bressanone, richiamando a Bressanone, sicuramente dove il primo tempo la parte destra è stata più sollecitata sia con Cunha che con Dogan. Dogan ha fatto 4 gol il primo tempo, Cunha almeno altri 3, diciamo quella è stata la nostra parte di forza. Adesso posso cercare di spartire il gioco per cercare di scardinare questa difesa del Merano. Cunha che ha il tiro e sfortunato coglie il palo, ma Trieste recupera con Visintin, nuovamente rotazione, Anici, Cunha, Anici, Dogan sbaglia il passaggio, quindi si riprenderà con una rimessa laterale degli ospiti, si ricaricherà la battuta il numero 11 Stricker, nuovamente per Gagovic. Anche Gagovic è un centrale comunque che fa il suono dell'economia della squadra. Sì, è un giocatore che ha giocato a Prato, a Gaeta, ha giocato tanti anni fa in Italia, sempre è stato uno dei migliori marcatori dove ha giocato, della squadra, di grande esperienza. Una squadra insieme abbina, come un po' speculare la nostra, abbina molti giovani e molti giocatori di esperienza, e questa è l'alchimia giusta poi per cercare di avere risultati, insomma, deve avere dei buoni giovani e anche però dei giocatori di esperienza che con tempo danno quel tocco in più. Intanto Trieste tenta il contropiede con Dogan, ma viene fermato ed è ammonito il numero 9 Gaffler. Una munizione che ci stava. Sì, sì, beh, sicuramente Lorenzo era lanciato in rete da dietro, poteva starci anche direttamente 2 minuti senza passare per la munizione, per dire il vero. Comunque va bene così, adesso abbiamo ricordato la palla e dobbiamo cercare di segnare per poter pareggiare. Ecco, un risultato veramente molto basso, sono state solamente 3 reti in 9 minuti di gioco, quindi sta a significare che le difese sono veramente al cigno quest'oggi. È una preponderanza delle difese sicuramente, ma sapevamo che Merano sicuramente in difesa è una delle sue armi più forti, come da adesso anche la nostra, quindi direi che tutto sommato ci sta come cosa. Al portiere bravo questo Cristianelli, che è già il terzo intervento che fa, veramente, veramente bello, bravo. Su questo tiro di Cunha, che anche veramente è molto molto bello, una parata impegnativa. Sì, sì, ma proprio plastico, ma proprio parata bene, veramente bene. Facciamo fatica a trovare le giuste misure per poter attaccare. E c'è la rete di Anici che ripristina il risultato in parità, siamo sul 2-2 quando è passato un terzo del primo tempo. Nuovamente il Merano in avanti, imposta il gioco, sempre sotto la regia sapiente di Carli Gogler. Diciamo che il Merano cerca più di penetrare per le vie centrali. Sì, sicuramente sfrutta meno le ali e sfrutta più i tre terzini, Carli, Gagovic e Pagano. Però adesso ci è andata bene perché ha sforzato un po' Gufler e ci è andata molto bene.
Si prenderà con una rimessa da parte di Trieste con capitan Visentin per Anici, Radojkovic, rotazione sempre per Cugna, Radojkovic, Anici, Radojkovic, e intanto il pubblico di Trieste si infiamma. Radojkovic, Visentin, non si riesce a sfondare e c'è anche questa traversa che viene colta, però il gioco era già stato fermato in precedenza. Bravo Dovgan a prendere una palla non facile da Cugna, che è riuscire a scavare questo rigore e si è buttato dentro invece di forzare un tiro da un angolo chiuso, è rientrato tra primo e secondo e ha pescato questo rigore che, se vediamo se Anni ci trasformerà bene. E Trieste si porta in vantaggio dopo questo rigore di Anici. Trieste 3, Indata Merano 2. No, bene, ti dico, sicuramente difficoltà in attacco, però in compenso la difesa tiene bene e la stessa cosa si può dire di Merano. Le difese in questo momento sono veramente il punto di forza di tutte le squadre. Vediamo Pagano, bravo Zaro, anche Zaro molto bene, si difende, peccato per la ripresa, doveva riprendere e recuperare la palla, invece ha ripreso Shepeljevic che ha segnato. E quindi il risultato è nuovamente di perfetta parità, 3-3, con Trieste in avanti a impostare il gioco in modo da scardinare questa difesa, questa 5-1 di Merano. Anici, Radojkovic. Radojkovic oggi praticamente svolge l'azione di centrale. Sì, perché chiaramente i nostri due centrali sono lui e Michele Oveglia. È chiaro che Michele, essendo fortunato, si deve far carico per tutti i 60 minuti di giocare centrale. A Merano abbiamo opzionato, è entrato anche Visentin nel ruolo di centrale, però può essere cosa per pochi minuti e quindi sicuramente gli ha un grosso carico di lavoro oggi. Diciamo che comunque Trieste, nonostante le defezioni, ha giocatori intercambiabili nei ruoli. Sì, per fortuna abbiamo una panchina abbastanza lunga che ci permette di fare ancora qualche cambio, anche se sono le rotazioni sono ridotte all'osso proprio per tre infortuni e squalifiche, però insomma abbiamo qualche opzione da poter portare a casa. È peccato, questo tiro è andato fuori di poco e subito il Merano che velocizza il gioco e c'è questa parata del portiere Zaro. Ha infiscato prima appunto un'infrazione. Sì, no, bella parata di Zaro su tiro, su penetrazione di Pagano, e è scappato a Pernic, però pronto Zaro che è riuscito a parare, comunque era fallo antecedente, quindi sempre palle al Merano. Merano appunto in avanti e qua c'è la munizione ad Apiran. Sì, perché Carli si è buttato dentro da far suo e da Pirana era un po' in ritardo, l'ha preso da dietro e giusta la munizione. Qui si parte con una punizione per il Merano. Carli per Gagovic in penetrazione e realizza la rete del vantaggio per i suoi. Indata Merano 4, Palermo Trieste 3, con i biancorossi in avanti. Radojkovic, Visentin, Radojkovic, intanto coach Oveglia cerca di mischiare le carte in campo. Sì, giustamente Cugna, avendo iniziato un po' male la partita, ha chiesto il cambio per potersi resettare questo inizio e quindi entra da Piran alla sinistra e Visentin va centrale. E così, errore di Dovgan, peccato. Diciamo il portiere Cristanel oggi veramente sta parando tutto. Veramente, veramente bravo, sta veramente parando molto bene. Mazzaro da far suo, anche lui adesso ha fatto una bellissima parata da un tiro sui 6 metri di Gagovic. È chiaro che adesso dobbiamo sfruttare le armi che abbiamo, la difesa e possibilmente il contropiede, però di contropiedi ancora pochi fino adesso. Nonostante Zaro abbia parato bene fino adesso. Visentin da Piran cerca la reazione, ma rotazione nuovamente per Trieste, questo tiro di Anici, ma viene fermato il gioco, è fiscato un favore di Trieste. Anici, Radojkovic, Visentin, Radojkovic da Piran, ammunizione
al numero 11 Stricker. Zipcic, pardon. E si prende con nuovamente Trieste. Vicentin al tiro in elevazione e la rete del pareggio per la formazione giuliana. Grande leader Vicentin che si prende in carico la squadra, chiama il blocco di Pernice e va a fare un bel tiro in sospensione, veramente un gran gol da leader proprio di questa squadra. 16 minuti e 4 secondi dall'inizio del primo tempo, risultato di perfetta parità fra due formazioni, diciamo che regna un buon equilibrio. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Gran gol di Carli adesso, veramente, pescato il 7, però diciamo che sta segnando proprio l'equilibrio. Pochi gol, però forse le squadre sono ancora in fase di studio, però comunque è molto equilibrio, ecco. Anici, Dougan, Anici, finta il tiro per Radojkovic, fallo di Zipcevic. 2 minuti a Zipcevic e quindi il Merano giocherà con un uomo in meno, quindi Trieste superiorità numerica per i biancorossi. Uno in più, adesso chiaro rientra Cuniac, abbiamo la squadra base, cioè, sarà qualche schema preparato da Radojkovic proprio per cercare di sfruttare questa superiorità numerica che a questo punto diventa importante perché siamo sotto di un gol. Pernici, Radojkovic, Radojkovic, rotazione per Trieste che cerca la penetrazione, Anici finta il tiro e viene smontato questo tiro ma nuovamente palla in mano dei biancorossi con Dukan, Radojkovic, Anici, Radojkovic, Dogan da solo e realizza la rete del pareggio, questa direttamente da lati. Sì, sì, bella assist di Radojkovic per Dogan, l'ultimo era uscito abbastanza aggressivo su Cuniac e Jan ha visto bene Dogan che ha segnato un bel gol sotto la traversa, bravo, freddo, molto freddo. 5 pari. Quando mancano 12 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Gagovic per Gaffler, Gagovic viene fermato, Carli, Leitner, fallo su Leitner. Fallo, bella chiusura di Dovgan in aiuto a Pernic con sulle percussioni di Pagano. Diciamo che adesso dobbiamo riuscire a non prendere gol essendo uno in più, vediamo se ce la facciamo a tenere, magari se riusciremo a segnare ancora uno in superiorità numerica. Bella parata di Zaro. E Trieste imposta in velocità il gioco, Radojkovic per Pernic che realizza il vantaggio di Trieste, Trieste 6, Merano 5. E questo è il gioco nostro che ci si addice di più, gioco in velocità, parte del portiere, seconda fase impostata da Radojkovic che può trovare un giocatore libero come ha trovato benissimo adesso Pernic. Questo è il gioco che dobbiamo riuscire a sfruttare meglio per cercare di portare a casa sta partita. Carli. Carli al centro per Gagovic. E c'è la rete del pareggio di Gagovic. Radojkovic, Vicentin. Là è un errore nostro perché sulla percussione, sulla penetrazione di Gagovic qualcuno doveva uscire, il secondo doveva uscire molto più aggressivo e non permettergli di poter tirare un tiro abbastanza facile come poi ha tirato e ha segnato. Radojkovic centrale per Pernic e c'è questo tiro in elevazione da parte di Cuniac parato dal portiere Cristanel. Momento Trieste in avanti, fallo, quindi si proseguirà con il possesso palla per la formazione giuliana. Pernic, Cuniac, Vicentin, Vicentin al tiro, nulla di fatto e quindi riprende il Merano. Carli per Leitner, ma viene ammonito Pernic.
Stiamo pagando un po' in attacco la serata negativa fino a questo momento di Cunha, perché ha fatto un 0 su 6 fino adesso. Sicuramente non è il suo contributo, ci sta mancando il suo contributo sicuramente in fase realizzativa, però dobbiamo cercare di riuscire a sopperire sperando sempre che si recuperi, ecco. E c'è la rete del Merano con il numero 99 Gaffler, e quindi nuovamente il Merano in vantaggio di 1-7-6. Sì, ripeto, in questo momento in attacco mancano i gol di Cunha, che invece a Brescia non era stato fondamentale, e quindi adesso dobbiamo cercare di sfruttare. Ecco, Jan che si inventa un gran gol a Dojkovic e ci porta in pareggio, bene. Perfetta parità, 7 pari, 10 minuti alla fine del primo tempo. Carli per Leiner, Carli, Gaffler, Carli, Leiner, Leiner finta il tiro per nuovamente Carli, Leiner, realizza Leiner il vantaggio più 1 in data Merano, Merano 8, Trieste 7. Trieste mette avanti Cunjak per Pernic, Dougan, Radajkovic, Visintin e la rete del capitano, 8-8. Bello schema impostato sulla rimessa dopo il gol, con questo taglio di Dapiran che incrocia con Dougan e si ritorna a scalare da questa parte trovando la superiorità numerica con Visintin che fa un bellissimo gol, veramente un bello schema. Un schema sicuramente provato in allenamento da Coach Oveglia. Sì, 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 sicuramente provato, non è una cosa che si può improvvisare, una cosa così, un'azione così, però veramente è una bella iniziativa, un bel gol veramente. Ecco. Corale, adesso poteva starci rigore per Merano, perché penso che il fallo su Pagano fosse all'interno dell'area, gli arbitri danno ammonizione a Pagano per proteste. Ricordiamo che questa è la prima partita della stagione per il Merano, in quanto la prima giornata ha riposato, visto che il girone A, come tutti gli altri gironi, è dispari. E a 9 squadre. Diciamo che li abbiamo visti su a Bressanone, perché essendo vicini di casa sono venuti a vedere la nostra partita a Bressanone, quindi hanno potuto studiarci un po' di più. Carli, Gagovic, Carli. Viene chiamato un time out da parte del Merano dal tecnico Pratner. Sì, il tecnico, uno dei tre time out che può chiamare, ormai mancano 10 minuti, 8 minuti alla fine del primo tempo, sull'8 pari, sicuramente avrà qualcosa da rivedere per l'attacco da impostare al meglio, e noi dobbiamo sicuramente rivedere un po' la difesa, perché questi ultimi due gol che abbiamo preso erano sicuramente evitabili. Ci vuoi ricordare i marcatori per Trieste? Visentin ne ha fatti 2, Radojkovic 2, Kevin Anici 2, 1 Dovgan e 1 l'ha fatto da Piran. Quindi diciamo un attacco come sempre per Trieste omogeneo, con tante bocche da fuoco in avanti. Sì, ma sicuramente tante bocche da fuoco, manca assolutamente Cunjak nel tabellino, che fino adesso ha fatto un 0 su 6 e chiaramente manca la quota parte. Bene, concluso il time out, fra qualche istante si tornerà nuovamente a giocare quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, ricordandovi nuovamente il risultato che è di perfetta parità. 8-8 in questa seconda giornata di campionato che vede ospite per Sport di Carbola l'indata Merano. Si prenderà con la palla in mano degli ospiti Gugler, Carli, Gugler, Gaffler, Gugler, Carli, Leiner, Carli, fallo da parte di Pernic. Oveglia predica difesa alzata, ma viene siglata la rete da parte del Merano, da parte di Leiner, quindi nuovamente gli ospiti avanti di 1-9-8.
Sì, anche questo qua era sotto passivo, si sapeva che avrebbe tirato Pagano, dovevamo chiudere un po' meglio, aiutare un po' di più Zaro, che invece il tiro è passato tra le braccia di Pernic, e va bene, andiamo a ricominciare a macinare gioco. Trieste in avanti, Dogan e realizza il pari. Regna l'equilibrio. Sì, sta regnando l'equilibrio. Altra bella iniziativa di Dogan che in uno contro uno batte sul diretto difensore, un altro bel gol. Diciamo che questo ragazzo si sta scoprendo perché ha preso il posto di Sirotic e per adesso sta giocando veramente bene. 6 minuti alla fine del primo tempo con il Marano in avanti. Carli viene fermato, ma nuovamente palla per gli ospiti e c'è la rete del centrale ospite e quindi vantaggio Marano più 1, 10-9. Trieste in avanti, Visintin, Rojkovic, Kunjak e realizza la prima rete dell'incontro. Lo sloveno è nuovamente equilibrio, 10-10. Bene, di buono auspicio, speriamo questo gol di Cugna che forse si sblocca e ci può dare la mano che ci serve in attacco per cercare di portare a casa questa partita, perché finalmente ha fatto il primo gol ed è decisamente importante anche per aprire la difesa del Marano. Intanto palla per il Marano che cerca di scardinare la difesa di Trieste, in questo momento impostata da Coach Vera sul 5-1. Fallo di Trieste, quindi ci sarà rigore per la formazione altoatesina, si incaricherà di batterlo il numero 99 Gaffler contro Zaro dai 7 metri e c'è la parata del portiere ospite e palla del portiere di casa e quindi Trieste riprende con quella che proprio ne pesa una traversa, ma il gioco era già fermo. Sì, diciamo che è andato Jan sull'uomo, c'era il fallo giusto e ripartiamo da questo 9 metri per noi. Diciamo che la prova di Zaro comunque molto molto buona oggi, vista anche l'assenza di Postonia dovuta all'infortunio, diciamo un lavoro straordinario. Sì, lavoro straordinario ma sempre positivo, per fortuna come dicevi prima bene tu abbiamo abbastanza ruoli intercambiabili pur non avendo una rosa foltissima e sicuramente avere due portatori buoni come in questo caso ci aiuta molto. Grande e c'è la rete di Radajkovic che porta i biancorossi avanti di 1, 11-10, meno di 4 minuti alla conclusione del primo tempo. Palla del Marano, Carli, Leiner, Carli, Gagovic, Carli, Carli al tiro, parata di Zaro. Quindi Trieste imposta nuovamente il gioco molto molto velocemente e si porta... Ah, bello terrore di Visentin che si era liberato benissimo, peccato perché potevamo avere un doppio vantaggio che sarebbe stato importante su chiusura di questo primo tempo. Due minuti per Dogan, giusto. Due minuti per Dogan, fallo dell'area destra Giuliana, quindi ci sarà rigore per l'indata Marano. Al tiro Gagovic, e colta la traversa, quindi nulla di fatto, si prenderà con Trieste avanti di 1, 11-10. 11-10, adesso siamo uno in meno. Time out di Oveglia, giusto, perché in questo momento è giusto e meglio chiamare time out. Manteniamo un gol di vantaggio, se riuscissimo a portare, adesso sarà due minuti di sofferenza perché chiaramente uno in meno, sicuramente Merano porterà qualcuno a uomo, vediamo come si evolve la situazione. Ecco, parliamo del nuovo arrivato in casa biancorossa,
di Bellomo. Sicuramente un ragazzo molto interessante, complimenti a Oveglia che è riuscito a scovarlo in Francia, un giocatore sicuramente che proviene da una nazione leader nel mondo delle palle a mano, ha il passaporto italiano, quindi gioca come italiano, quindi sicuramente può essere solo un buon acquisto. L'abbiamo visto in prova qui a Trieste 2 settimane fa, ha convinto la dirigenza e l'allenatore e hanno fatto il possibile per tesserarlo e oggi farà il suo esordio. Anzi, penso che adesso entrerà, ecco, e sta già entrando proprio perché qui 2 minuti a Dovgan ci serve uno sull'area destra. Diciamo che ovviamente Bellomo non ha tutti i 60 minuti nelle gambe e deve comunque trovare ritmo partita. Beh, sicuramente penso che sì, per quello che ho visto non ha sicuramente 60 minuti nelle gambe, però può dare sicuramente un contributo in fase di in campo all'esperienza che ha e sicuramente può essere molto utile alla causa. Riprendiamo con la cronaca, Radojković per Kunjak. Kunjak per Capitan Visintin, Kunjak, Anici, Visintin fermato da Zipević e quindi nuovamente palla per Trieste. Radojković, Visintin, Radojković al centro per Kunjak che realizza in elevazione la rete del doppio vantaggio di Trieste che è anche il massimo vantaggio dei biancorossi, 12-10. Fatto soprattutto con giocatori in meno, quindi ancora più importante sotto questo punto di vista. Speriamo che Cugna con questo gol si sblocchi veramente e a questo punto abbiamo il nostro attacco super positivo. Bel gol di Guffler. Guffler accorcia le distanze per i suoi, riportando appunto la formazione ospite sul meno uno, con Trieste in avanti. 1:50 alla fine del primo tempo. Adesso Brandner ha messo a uomo Guffler su Kunjak, visto che sono un giocatore in più. Adesso vediamo come si evolverà il gioco. Bene, bel fallo preso da Bellomo, dobbiamo far passare il tempo per poter avere il giocatore in più. Per poter avere il rientro dei 2 minuti di Dovgan e quindi essere di nuovo 6 pari. Bravo, bravo Luca, bel rigore preso. Fallo su Bellomo, quindi ci sarà un si partirà con Trieste appunto in avanti con un tiro di rigore. 1:11 alla conclusione, Trieste avanti di 1. Tiro di rigore che si incaricherà di batterlo Kevin Anici. Finta di Anici e la rete di Trieste 13-11. 1:00 alla conclusione del primo tempo. Buono questa iniziativa di Bellomo di buttarsi dentro e pescare questo rigore. E adesso dobbiamo cercare di tenere questi 50 secondi alla fine del primo tempo. No, ce la facciamo. Se Pieljevic ci sta mettendo in difficoltà come pivot, è molto forte fisicamente e non riusciamo a tenerlo molto bene. Adesso abbiamo ancora 40 secondi da attaccare per questo fine del primo tempo. Quindi molto probabilmente Trieste avrà la palla dell'ultimo attacco. Sicuramente sì, penso di sì, insomma. Adesso dobbiamo impostare bene l'attacco senza sprecare perché diventa veramente importante. E c'è la rete, la prima rete con la maglia di Trieste di Luca Bellomo che ha bagnato subito l'esordio con questa realizzazione. E Trieste nuovamente avanti di 2, 14-12. Bella iniziativa, seconda bella iniziativa consecutiva di Bellomo, veramente un giocatore da scoprire. Ha avuto questo tiro in sospensione dagli 8 metri, non si è fatto impensierire, ha tirato e ha segnato veramente 2 ottime iniziative per adesso. Nell'arco anche di un paio di minuti. Sì, beh, una dietro l'altra, quindi neanche pochi minuti, pochi secondi. Veramente un innesto importante, proprio anche nel momento in difficoltà nostro di trovare degli sbocchi in attacco, si è fatto avanti lui e ha trovato 2 soluzioni ottime. 8 secondi alla fine, più 2 Trieste, ricordiamolo, Carli Garovic, e c'è la rete del Merano proprio allo scoccare della sirena. Quindi il primo tempo si conclude con Trieste avanti di 1, 14-13. Noi ritorneremo per il secondo tempo dopo l'intervallo pubblicitario.
13 e come sempre ti chiedo il commento tecnico su questa prima azione di gioco. Prima azione di gioco dove le difese hanno fatto la parte da leone, perché ci sono stati pochi gol, ci siamo sbloccati poi verso la fine. Merano, tutte e due difese 5-1. Merano ha sfruttato bene i gol di Pagano e di Gufler. Noi siamo rientrati un po' con Cunha, che dopo aver sofferto abbastanza, adesso abbiamo portato il doppio vantaggio con Anici. Nuovamente Trieste con il doppio vantaggio, 15-13, avanti il Merano, Carli, Leiner al centro e Carli che si scambiano, diciamo, il ruolo di centrali. Sì, tutti e tre, non sono tre veri terzini, sono terzini centrali, si alternano nei tre ruoli, terzino destro, terzino sinistro e centrale. Parata di Zaro, buona. Fallo su Visentin in seconda fase, un po' forzato, ma per fortuna ha recuperato questo fallo e adesso dobbiamo attaccare per portare il triplo vantaggio, che ci debba un po' più di sicurezza. Ricordiamo il punteggio 15-13 con Trieste, che è andata subito a segno nel secondo tempo, viene asciugato il... perché, ecco, ricordiamo da subito che Trieste nel prossimo turno riposerà. Sì, come dicevi tu, ci sono 9 squadre per girone, il nostro turno di riposo è la prossima settimana e poi riprendiamo con la trasferta difficile di Bolzano. Bene, si riprende il gioco con Trieste in avanti per cercare di allungare questo doppio vantaggio. Radojkovic per Anici. Anici per Radojkovic e Dougan che realizza, massimo vantaggio Giuliano, più 3, 16-13. Bel gol di Dougan, sicurezza proprio veramente, senza paura, proprio bene, positivo. E gol troppo veloce di Pagano, troppo veloce questo gol, la difesa doveva intervenire meglio. Fortunio, si è infortunato al ginocchio sembra. Caviglia o ginocchio, non si sa bene. Adesso vediamo, speriamo che non sia niente di nulla di grave, possa recuperare al più presto. Nel frattempo parliamo un attimino del campionato, questo girone A che sulla carta è il più impegnativo degli altri, di tutti e tre, che vede formazioni veramente molto molto forti. Sì, sicuramente il dei tre gironi è quello più complesso per la forza delle squadre che lo compongono, su tutte Bolzano che si è ulteriormente rinforzato, è vice campione d'Italia, ha vinto gli ultimi i due scudetti precedenti, ha preso da Pressano Dall'Ago, che è uno dei migliori mancini in circolazione, poi da Merano stesso questo Starcevic, che è uno dei prospetti giovani più interessanti, terzino sinistro, ha confermato in blocco la sua squadra dell'anno scorso e in più la notizia di pochi giorni fa che Sporcic, che era lo straniero, ha acquisito la cittadinanza italiana, quindi hanno ancora un posto per prendere uno straniero, quindi direi che la squadra è sicuramente da battere nel girone A, ma penso a livello nazionale proprio. Poi c'è Pressano che è sempre ostica, anche se ha perso Dall'Ago e Opalic che è andato a Carpi, è una squadra comunque buona e valida sulla carta. C'è la neopromossa EPAM, che sono tutti giocatori dell'Alto Adige, quindi con da Prentchi a Michaler, tutti i giocatori che hanno giocato tra Bressanone e Merano, quindi una squadra comunque d'esperienza, con lo straniero Filic che era un ex giocatore di Fasano. Poi di altre squadre, appunto Merano, noi, Cassano Magnago che rispetto all'anno scorso ha preso due italo argentini, uno in posizione di pivot Gregori e lo straniero, ha confermato lo straniero Bracocevic, e poi Cologne che è una squadra sicuramente di giovani, veramente uno dei vivai migliori d'Italia, una squadra che sicuramente può lottare per la salvezza ma può anche togliersi qualche soddisfazione. Ecco, nel frattempo esce il numero 19 Leiner, quindi un infortunio più grave del previsto. Sembra di sì, perché sta uscendo dal campo appoggiato ai giocatori, però sembra che non ce la faccia. Ginocchio o caviglia, molto probabilmente. Ginocchio o caviglia non si capisce bene, perché si sta tenendo tutte e due le cose, quindi non si sa bene. Spero che non sia nulla di grave e possa rientrare. Come punteggio Trieste avanti di 2, 16-14. Una testa che ha iniziato il secondo tempo con il piglio giusto. Sì, sicuramente abbiamo iniziato bene, proprio senza,
senza problemi, un bel gol di Anic, un bel gol di Dovgan, e adesso dobbiamo giocarcela al meglio proprio perché è una partita molto aperta, sono due gol, non è nulla, quindi è una partita ancora completamente da decidere. Abbiamo con la cronaca Radojković per Anic, nuovamente Radojković, Kunjak, Radojković. Radojković per Anic e realizza e nuovamente Trieste avanti di 3, 17-14, dopo la rete di Kevin Anic, ricordiamo convocato con la nazionale azzurra per le imminenti due partite contro Israele. Sì, lui in convocati in realtà erano due, Anici e Postogno. Postogno è chiaramente infortunato, non può andare, resta Anici che fino adesso già nella partita di Bressone è stato il miglior marcatore e anche oggi è uno dei migliori marcatori. In avanti appunto il Marano con questa punizione subito battuta. Tomio. Questo Marano che cerca di sfondare questa difesa di Trieste è veramente più arcigna in questo secondo tempo, no? Sì, sicuramente, ecco, vedi, trova un gol con Gufler, però un momento che positivo per noi perché sicuramente potevamo sfruttarlo meglio, invece abbiamo preso questo gol da Gufler un po' inaspettato, ecco, di nuovo parata di Cristianelli. Il risultato non cambia, 17-15, Carli in avanti. Lotta per prendere il pallone e c'è questo tiro che va fuori di poco da parte di Tomio. Trieste subito imposta il gioco. Anici che viene bloccato in maniera regolare secondo gli arbitri. In contropiede il Marano che realizza con tutta tranquillità con il numero 99 Gafler. Quindi nuovamente il Marano che a corsa si porta sotto di uno. Fasi un po' concitate perché c'è stato lo sfondamento che forse non era proprio a mio modo di vedere su Anici, il contropiede, gol di Gufler. Adesso la partita è completamente riaperta perché siamo 17-16 e quindi tutto ancora in fase, decisionale. Cioè che questo parziale da parte di Marano di 2-0 forse non ci voleva in questo momento della partita? No, perché abbiamo iniziato bene il secondo tempo, abbiamo preso 3 gol di vantaggio, dovevamo cercare di tenere un po' più di più e invece ci siamo fatti mangiare subito il vantaggio e adesso è tutto da rifare e quindi ci si mette, eravamo partiti bene, subito abbiamo dato coraggio al Marano perché potevamo chiudere, diciamo non chiuderla ma sicuramente metterla, impostarla diversamente, altra palla persa nostra che ci mette sicuramente in difficoltà, adesso è il contropiede di Marano e Trieste recupera e velocemente c'è Carpanese che subisce un fallo. 4 minuti e 18 dall'inizio del secondo tempo, ricordiamo che Trieste avanti di 1, 17-16. Anici per Radojković, Kunjak c'è in scaglia difesa, Carpanese, Radojković è bloccato, qui si parte con palla di Trieste, Anici, Radojković, Kunjak, Radojković, Anici è fuori di poco, riprende Marano, oltrepassa la metà campo la compagine di Totesina con il play Carli, guardate ma il gol viene annullato, quindi punizione in favore degli Arezzo Totesini. Marano ha ripreso vigore nonostante l'uscita di Pagano, sta giocando bene e ci sta mettendo in difficoltà, noi dobbiamo stringere le maglie in difesa il più possibile e cercare di ripartire in contropiede come abbiamo fatto parzialmente nel primo tempo. Carli per Gagovic, Carli nuovamente realizza il Marano con Slipcevic. Slipcevic è una spina nel fianco. Sicuramente è stato il giocatore insieme a Carli che ci ha messo più in difficoltà fino adesso perché ogni volta la palla recuperata, ha recuperato 2 palle, 2 assist, ha già fatto 4 gol ma notevoli. Radojković per Anici, Radojković al centro, nuovamente per Kunjak e realizza Kunjak, Trieste più 1, 18
a 17. Diciamo che è anche Cugna che ha iniziato a far male. Sì, 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 deve continuare così perché sicuramente è uno dei nostri attaccanti più performanti. Parata di Zaro. E quindi era una grossa mano lui, una spinta lui a portare a casa questo risultato. E c'è questa rete di Carpanese, anche lui quindi ha referto. Sì, sì, sicuramente Gagliardo, questo gol cercato, una bella palla, si è smarcato molto bene, Jan l'ha visto molto bene, si è buttato dentro, bel gol, importante perché di nuovo torniamo a più due. Diciamo una buona prestazione da parte dei due giocatori più esperti di Trieste, capitano Visintin e appunto Carpanese, che veramente sono in uno stato di forma ottimale. Sì, sì, sicuramente in questo momento lui va, si incarica di marcare a uomo Gagovic perché è la scelta giusta di Oveglia in questo momento, anche perché siamo in uomo in più perché ha preso la secondo i due minuti Scepeljevic proprio sul gol di Carpanese, quindi direi sicuramente i due giocatori di più esperienza stanno dando una grossa mano ai giovani. Nulla di fatto per quel che concerne questo tiro dell'indata a Marano, quindi Trieste riparte e passa la metà campo, Cugnac per Dougan, Cugnac, Dougan, Cugnac nuovamente, Radojkovic, Anici, Radojkovic, Cugnac, prova il tiro, finta, Anici, infrazione da parte di Trieste, quindi il Merano nuovamente in avanti, imposta la fase d'attacco ma intercetta da Piran. Siamo uno in più, avevamo questa azione, ha fatto sfondamento, probabilmente ha fatto il blocco irregolare Carpanese, da uno in più dobbiamo sfruttarla meglio, però adesso vediamo un attimo come si imposta qua la difesa con Carpanese che marca Gagovic, vediamo se riusciamo a recuperare questa palla perché potrebbe essere, bravo Zaro, bravo Zaro. Ma qua doveva fallo perché era in vantaggio, era Cugna in vantaggio, doveva fischiare fallo per noi l'arbitro. Un vero peccato, no? Per si poter recuperare questo pallone. No, vabbè, ma è importante mantenere la concentrazione in un momento topico della partita perché siamo due gol, sono passati 8 minuti, comincia a essere il momento, arrivare i momenti importanti dove la palla incomincia a scottare. Punizione che si incarica di batterla Carli per Gagovic, la parte opposta nuovamente Carli. Gauss, ma Carpanese recupera per la Piran, Cugnac, infrazione da parte di Trieste, quindi nuovamente palla per gli ospiti. 8 minuti e 10 all'inizio del secondo tempo, Trieste conduce di 2, 19 a 17. Carli per Gaffler, Carli per Tomio, per Carli nuovamente. Fasi concitate, peccato la palla persa di Visentin perché poteva portarci a più 3 con un facile contropiede. Adesso fa il sfondamento di Scepeljevic, palla recuperata, adesso dobbiamo giocare con calma per cercare di portare questo gol qua importante. Adesso è una palla che è importante, veramente importante, perché andare a più 3 può essere già un buon viatico. Intanto cambio nelle file di Trieste, è uscito da Pirana ed è entrato Anici. Sì, il cambio classico, da Piran gioca in difesa e Anici entra in attacco, l'unico cambio che abbiamo fatto fino adesso tra attacco e difesa. Cugnac è bloccato addirittura da due giocatori avversari. Sì, 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 è chiaro che in questo momento è sulla doppio sanno che il giocatore è forse più pericoloso da fuori, quindi ha una marcatura più stretta. Se vuoi dici i marcatori per Trieste? Trieste fino adesso ha Visentin con 3 gol, Anici con 5, Cugnac con 3, Bellomo con 1, Dovgan con 3. 19-17 appunto come dicevamo qualche istante fa, con Trieste in avanti e Carpanese alla battuta per Cugnac, finta il tiro, Anici, palla persa di Trieste con Visintin, ma recuperata
Anici per Radojkovic, e c'è la rete di Trieste con Jan Radojkovic. Trieste 20, Merano 17. Nuovo massimo vantaggio per la compagine guidata da Coccio Veglia. È importante riuscire a mantenere questo vantaggio adesso e cercare di bloccare le sfuriate meranesi, soprattutto di Carli e Gagovic. È rientrato Pagano nel frattempo dall'infortunio, questo è buono, e vediamo come si evolverà poi la partita adesso. Ecco, Trieste che sta comunque adottando una difesa molto alta in questo momento. Sì, 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 una 5-1 abbastanza aggressiva, parecchio aggressiva, con quasi una zona. Sì, una zona, sì, ma poi con da Piran molto in avanti, anche Carpanese aggressivo su Pagano, quindi diciamo quasi una difesa a uomo, direi. Merano. Un terzo è passato del secondo tempo, Trieste appunto avanti 3-20-17. Qual è la chiave di lettura, secondo te, di questo incontro? A questo punto mancano 20 minuti, siamo 3 gol, e sicuramente avere una forte difesa, tenere questa difesa che abbiamo tenuto fino adesso, che abbiamo tenuto bene perché abbiamo preso solo 17 gol, ma riuscire soprattutto in attacco a trovare delle soluzioni con un po' tutti, come ci conviene, nel senso dove tutti sono protagonisti e possono portare ognuno il suo mattone. Dopo questa pausa, la prossima gara di Trieste? In quella partita molto, molto difficile, perché andiamo a Bolzano, nella squadra che diciamo prima per me è la candidata numero uno per lo scudetto, una squadra che si è ulteriormente rinforzata, campo difficile, è vero anche che l'anno scorso però con loro abbiamo riuscito a batterli seppure i rigori 2 volte. Ecco, diciamo quindi un calendario per Trieste comunque inserita in questo inizio di campionato. Sì, 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 no, ma chiaro, adesso dobbiamo inserire anche la possibilità di inserire Bellomo meglio nei nostri schemi, nella nostra squadra. È chiaro che una settimana di riposo, poi sono 2 battaglie, perché Bressanone è stata veramente una battaglia sotto tutti i punti di vista. Oggi comunque è un grosso dispendio, una settimana di riposo ci può dare una mano, ecco. Anche perché comunque verrà recuperato Di Nardo dopo questa squalifica, si spera di recuperare anche Postonia e anche ovviamente Michele Oveglia da questo infortunio alla caviglia ha subito qualche settimana fa. Chiaro che una settimana in più di riposo dà la possibilità appunto anche giustamente agli 2 infortunati di poter avere un po' più di recupero senza avere la pressione di dover rientrare per giocare. Rientriamo nuovamente in cronaca, ricordiamo il punteggio sempre fissato sul 20-17 con un rigore in favore della formazione altoatesina. Al tiro il numero 6 stripper, quindi ci sarà sempre contro Zaro, e Zaro para. Zaro veramente oggi para tutto, terzo 7 metri parato, al di là di una buonissima prestazione, non fa assolutamente rimpiangere l'assenza di Postonia oggi, veramente bravo, bravo Mattei. Ecco, se vogliamo anche spendere una parola su questo nuovo acquisto, su questo nuovo portiere che Trieste ha nella rosa. Sì, questo Kevin Bozic, ragazzo giovane, ha 17 anni appena, di Isola, ma veramente bravo, un buon prospetto, deve crescere, ha il tempo perché non ha l'urgenza di giocare, quindi direi un buon acquisto da parte della società. Nel frattempo c'è stata la rete di Anici che ha portato a 4 le lunghezze di vantaggio per Trieste, massimo vantaggio per Trieste, in favore di Trieste. Quindi siamo sul punteggio di 21-17. Poi c'è stata questa azione del Merano in cui la compagine ospite ha subito, è stato assegnato un rigore. Guffler contro Zaro. Guffler contro Zaro. Vediamo se Zaro para anche l'ennesimo rigore. E invece Guffler realizza, quindi nuovamente 3 le lunghezze fra le 2 formazioni, 21-18. Adesso siamo 1 in meno, da subito parte Maprant a mettere la marcatura uomo su Cunha, che è chiaro che adesso dobbiamo cercare di prendere qualche fallo per poter poi cercare un gol. Ecco, palla persa che non ci voleva.
Vengono dati 2 minuti di esclusione al numero 9, Hannes Gaffler, molto ovviamente per una trattenuta su Kuniak. Sì, giusto, perché è partito in contropiede, Gaffler non ho visto, dico la verità, mi sembrava, da quello che ho visto, la mimica dell'arbitro, che Gaffler ha preso per la maglia Kuniak a rientro della, dopo la palla persa. Onestamente non l'ho visto e non posso giudicare. Teste quindi a un momento la possibilità di portarsi sul massimo vantaggio. Kuniak, infrazione per Trieste, quindi il Merano riparte con Gagovic, Carli, Gagovic, Tomio, Gagovic per Carli. Questa rotazione ampia da parte di Merano fa capire comunque che hanno anche loro molta difficoltà nel penetrare in questa difesa di Trieste, in questa frazione di gioco. Sì, sì, sicuramente, ripeto, le difese sono predominanti sugli attacchi in questo momento, però è chiaro che passi, prima dei passi, era passi prima del fallo, era fallo, giusto la scelta dell'arbitro. No, diciamo che è chiaro che tutte le difese hanno in attacco sono un po' in difficoltà, però ciò non toglie che è stata, fino adesso è stata veramente una bella partita. Palla per Trieste, Radojkovic per capitano Visintine, e c'è la rete di Kuniak, più 4 Trieste, 22-18. Sì, bel gol di Kuniak, palla recuperata. Palla recuperata, adesso fallo di Pernic, diciamo, entriamo a essere uno in più, adesso noi per un paio di secondi siamo uno in più, vediamo se riusciamo a gestire, cercare di non prendere gol soprattutto, più che di segnarlo. Loro impostano sempre con Sepeljevic e Carli questa linea loro. Gaffler da quella posizione è difficile che sbaglia. Gaffler non perdona da quella posizione. No. Il Gaffler è veramente uno dei migliori ali destri che c'è in Italia ancora oggi, nonostante non sia più giovanissimo. Anici, Visintin, Anici, per Radojkovic, Kuniak, Radojkovic, Anici, Kuniak, Radojkovic. Trieste cerca di penetrare e scardinare la difesa ospite, Kuniak, Anici dalla fascia, infrazione, quindi palla nuovamente per Trieste. Anici prova il tiro e realizza, 23 Trieste, 19 Merano, quando si è andata metà del secondo tempo. Sì, bene, 4 gol di vantaggio, metà del secondo tempo, diciamo bene, Anici un buonissimo secondo tempo. Ha fatto veramente percentuali nette in secondo tempo, bravo Kevin, ma tutta la squadra si sta muovendo bene. E il pubblico di Trieste si fa sentire gridando in coro per i colori biancorossi. È sicuramente importante avere, come c'è oggi, un buon pubblico, anche cercare di fare il risultato proprio per cercare di incentivare anche questo pubblico a venire a vedere la palla a mano. Entriamo in cronaca, Carli. Per Gagovic, Gaffler realizza, forse adesso bisognerebbe prendere un po' di più sulle misure su Gaffler. Sicuramente Gaffler in questo momento è l'attaccante il maggior spessore che hanno, perché lo cercano molto tutti quanti i suoi compagni, è chiaro che adesso ha tirato un angolo molto chiuso, Jan poteva chiudere forse qualcosa di più, però ripeto, non si discute il valore del giocatore. Anici per Kuniak, Kuniak è bloccato e c'è la rete di Trieste con Alex Pernic, più 4, 24-20. Diciamo che anche oggi ottima prestazione da parte di Pernic, che quando è entrato comunque ha realizzato. Sì, 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 ha fatto 2 bei gol, ha giocato molto bene in difesa, ma ha limitato molto Gagovic, soprattutto anche Pagano. Direi che è un'altra buona partita per quella di Bressanone da parte di Pernic.
24-20 con Merano in avanti, dietro Tesini con il loro centrale Carli per Pagano, Carli per Gagovic, Carli nuovamente, Gagovic è perso il pallone da parte di Slipcevic, Trieste cerca l'affondo e c'è questa rete in pallonetto di Dougan. Massimo vantaggio di Trieste, 25-20. Buona prestazione di Dougan quest'oggi. Super, la conferma delle buone cose che aveva fatto a Bressanone. Ha fatto un'azione incredibile perché ha preso una palla difficilissima, la lanciata da Radojkovic, e un altrettanto gol bellissimo in pallonetto. Veramente una conferma di questo giovane che era stato un protagonista nell'ultimo scudetto under 20 delle giovanili triestine e si sta confermando veramente ad alti livelli. Bravo veramente Lorenzo, perché oggi, anche oggi ha fatto 4 gol come ha fatto a Bressanone, un'ottima sorpresa per Trieste. Rimessa da parte del Merano con Gufler, Carli, Carli raddoppiato. Adesso gioca più per le vie centrali Merano e realizza con Slipcevic, quindi 21 per Merano, Trieste 25, 12 minuti alla conclusione della partita. Questo Slipcevic continua a segnare, adesso le punte che ci mettono più in difficoltà sono Gufler e Slipcevic, dalla destra il pivot. Dobbiamo riuscire a chiudere queste due bocche da fuoco che hanno in questo momento, perché abbiamo chiuso abbastanza bene per tre quarti di partita, adesso dobbiamo continuare a riuscire a chiuderli. Questo tiro smorzato, quindi il Merano recupera in due passaggi, arriva a segno Carli per Zipcevic che realizza più tre per Trieste, 25-22. Ma giusto di Oveglia, perché abbiamo preso un parziale di 2-0, peccato, e quindi dobbiamo riuscire a rimodulare l'attacco e anche la difesa. Una testa che comunque nel secondo tempo ha fatto vedere le cose migliori, forse. Sì, probabilmente, sai, anche l'esordio in casa può essere comunque creare un po' di apprensione. Il primo tempo, sai, è sempre per giocatori anche tanto giovani come sono i nostri, può creare appunto qualcosa. Adesso secondo tempo ovviamente questa tensione è scemata e quindi si vede una palla a mano più valida. Cosa pensi di dare Coach Oveglia ai suoi ragazzi per cercare di portare punti da mettere in cascina, molto molto importanti per questo avvio di campionato? È chiaro che dobbiamo cercare di fare più punti possibili in questo inizio, e sicuramente dopo la buona partita di punti presi a Bressanone inaspettati dobbiamo confermarci oggi. È chiaro che adesso 3 gol e 12 minuti, la partita è ancora molto aperta, è chiaro che c'è da stringere le maglie di tutti quanti. Tommy Kulaka con Radojkovic al centro, che Paranici, Dougan, Anici, Visintin, Anici, Radojkovic, e c'è la rete di Trieste con Da Piran, un bel gol veramente. Eccolo ancora qua, sempre Sepiljevic, minuti a Da Piran. 2 minuti a Da Piran, quindi Trieste giocherà con un uomo in meno. Gli avessero appunto il vantaggio anche di avere di conseguenza un uomo in più. Rigore per il Merano con Gufler, e realizza Merano 23, Trieste 26. Ora le lunghezze di vantaggio sono accorciate a 3. A 3, è chiaro che è ancora tutto da giocare, perché adesso uno in meno, questo fallo di Da Piran su Sepiljevic. Adesso vediamo come si sta impostando la partita. Vedo che, eccolo, Gufler che va a marcare uomo Cunha, che vediamo se Radojkovic riuscirà a liberarlo. Attacchiamo in scalare, buona la
Buonissimo gol, buonissimo. E Trieste si porta sul 27, mentre Merano rimane a 23. E vengono dati anche 2 minuti di esclusione al numero 9 ospite. Quindi adesso si torna in parità numerica. Sì, sì, positivo questo, perché chiaramente essendo uno in meno avevamo comunque segnato un gol. Però adesso che giochiamo 5 contro 5 giochiamo un po' più forse rilassati, ecco. E i minuti passano. I minuti tanto passano, ne mancano 11 e siamo 4 gol avanti. Diciamo un vantaggio sicuramente da conservare in quest'ultima frazione dell'incontro. Ah, sicuramente per questi minuti che mancano è da fare, da tenere duro in difesa soprattutto, e cercare di non sprecare palline in attacco e possibilmente di incrementare il vantaggio e cercare di bloccare il più possibile le due bocche da fuoco al Totesina. Sicuramente Sepiljevic da pivot e Gufler dall'ala destra sono quelli che nel secondo tempo ci hanno messo veramente in croce fino adesso. Nuovamente in cronaca con la rotazione di Merano che cerca in tutte le maniere di entrare in partita. Calli per Gagovic, Calli nuovamente, pallone fuori, quindi rimessa triestina, subito battuta Radojković per Dogan, Kunjak, Radojković al centro, imposta il gioco in cabina di regia, Visintin, Radojković nuovamente, Kunjak, Dogan, rotazione per Trieste, Radojković, Kunjak non aggancia ma riconquista nuovamente il pallone che viene spizzicato solamente dal giocatore totesino, quindi Trieste nuovamente sempre in avanti, capitano Visintin per Radojković al centro che realizza! Trieste 28, Merano 23, più 5 per i colori giuliani. Bella, bella giocata di Radojković che si è inventato questo gol andando in percussione dal centro verso destra, è saltato in sospensione, ha incrociato il tiro, veramente un bel gol. Importante poi perché appunto allunga il vantaggio a 5 reti e il tempo passa. Sicuramente una rete, come dicevi, molto importante per l'economia della partita in questo momento. Sì, sì, sicuramente, ripeto, ci porta 5 gol di vantaggio, il tempo passa, mancano 9 minuti, ci dà una boccata d'ossigeno importante. E intanto c'è la rete di Gagovic, più 4 per Trieste, cambio da parte di Trieste, è uscito da Pilar, è entrato Anici, ma nuovamente rientra Anici, esce Visintin. Questo è l'unico cambio, diciamo, che ripetiamo, i cambi non sono molti, però riusciamo stesso a dare ossigeno, un po' di respiro a tutti i giocatori, soprattutto a Visintin e Kunjak, che sono i due che in difesa si fanno più il mazzo perché sono i due perni della difesa, e quindi riuscire a poter dargli un po' di respiro è importante in questo momento per avere gli ultimi minuti freschi. Ecco, ricordiamo che comunque Trieste ha 3 atleti indisponibili quest'oggi, quindi una prova così per il momento, toccando ferro, positiva, tocchiamo tutto, è sicuramente un buon segnale. No, sicuramente se riuscissimo a portarla in porto sarebbe sicuramente un buon risultato, soprattutto viste le assenze di 3 giocatori, di cui il portiere centrale è uno dei perni della difesa. Però adesso il Merano riprende palla in contropiede, realizza Calli veramente uomo tutto fare per i suoi. Nell'economia del Merano veramente un giocatore super duttile sia come attaccante che come difensore. Ripeto, un giocatore che mi piace molto perché è uno che si butta dentro, non ha paura. Un giocatore che ho sempre ammirato. Ecco, diciamo anche un giocatore di esperienza. Ah, sicuramente sì, sicuramente è uno dei giocatori più di esperienza del Merano. Nel frattempo viene fiscata un'infrazione, quindi Trieste avrà il possesso di palla e si riprenderà con la battuta da parte di Capitan Visintin. Nel frattempo viene asciugato il parquet, ricordandovi il punteggio
che vede la formazione di casa avanti di 3, 28-25, quando mancano poco più di 7 minuti alla conclusione della partita. Momento, uno dei momenti topici della partita, perché siamo in attacco, siamo 6 contro 6, è chiaro che, ripeto, diventa importante non commettere più errori o ingenuità come questa ultima di Cugnac, che ha permesso al Merano di partire in contropiede. Di solito c'è un giocatore del Merano che asciuga il campo. Scene Pepe Teatro. Ogni tanto ci vuole qualche scena così per far divertire il pubblico. Per animare un po' il pubblico, sennò si per animare, giusto? Sì, sennò si annoia. Si riprende il gioco Anici per Cugnac. Palla di poco sopra la traversa, nulla di fatto quindi con il Merano, che cercherà il tutto per tutto in questi ultimi minuti per ritornare in partita. Carli per Gagovic, si gioca appunto molto su quest'asse Gagovic-Carli, sì, principalmente, e poi cercano di smarcare o Sjelpilivic o Gufio all'ala. Questo è il loro gioco in questo momento. Ecco, di nuovo un'altra palla, per fortuna non presa da Sjelpilivic, perché è veramente una palla ostica. Si muove molto bene in posizione di pivot, riesce a smarcarsi bene, ha una forza fisica buona. Bellissima parata sul tiro da lontano da parte di Cagli. Questo tiro di Cagli è veramente un missile che Zaro l'ha parato, quindi nulla di fatto, si rimane sempre sul 28-25 con Trieste a impostare il gioco in questi ultimi 6 minuti. Cerca l'entrata Trieste, fallo subito da parte di Cugnac. Diciamo che Cugnac si è sbloccato e ha cominciato a realizzare. Sì, terza volta. Cugnac sicuramente secondo tempo ha fatto molto meglio del primo. Adesso da notare la terza espulsione di Sjelpilivic, quindi esclusione definitiva. Definitiva, cartellino rosso, terza volta non può più rientrare, però diciamo questa dovrebbe essere una cosa buona, positiva per noi, perché fino adesso è stato uno dei migliori marcatori del Merano. Quindi si riprenderà il gioco con Trieste in avanti, il capitano Visintin. Ricordiamo sempre Trieste avanti di 3, 28-25. Capitano Visintin pronto per la battuta. Nel frattempo c'è l'arbitro che parla con il tecnico Platner. Sì, un momento di battibecco probabilmente dovuti ai 2 minuti di Sjelpilivic. E adesso dobbiamo attaccare uno in più, è importante riuscire a trovare un uomo smarcato per poter fare un gol abbastanza agilmente. Radojković per Anici, Cugnac, Radojković, e c'è la rete di Trieste con Dapiran, quindi Trieste 29, Merano 25. Buono la rete di Dapiran, bella responsabilità perché è una palla che scottava, l'ha messa dentro bene e a questo punto siamo a 4 gol, uno ancora in più, e se ancora un paio di difese riusciamo a tenerli, se riusciamo a tenerli un paio di difese sarà molto più positivo. E pallone, tiro sbagliato da parte del Merano e Trieste quindi recupera e riparte, può ripartire con Zaro per Radojković, Cugnac sulla fascia per Dougan, Radojković, Anici, Radojković, Cugnac, Radojković, Anici, nuovamente Radojković, si incunia, tira, ma pallone che va di poco fuori al lato destro del portiere avversario e quindi il Merano in avanti e realizza un'azione molto veloce, la rete con Tomio e si porta a 3 gol di distacco, Trieste 29, Merano 26. Un momento
uno in più, potevamo segnare ancora un gol e uscire meglio, invece di segnare l'abbiamo preso e adesso ci ritroviamo a 3 gol. Adesso è importante non sprecare. Bene. E c'è la rete di Aleš Kunjak che porta nuovamente di Pristina 4 i gol di distacco fra le due formazioni. Bella questa azione di Kunjak, soprattutto molto molto tecnica. Sì, 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 un gran tiro in elevazione da 10-11 metri, importante. Adesso Brander chiama l'ultimo time out a disposizione per mischiare un po' le carte, per vedere, cercare di recuperare questi 4 gol in 4 minuti. Noi dobbiamo far solo tenere molto bene in difesa questi ultimi 4 minuti e cercare di non lasciare spazi per l'attacco di Merano. E cercare soprattutto di tenere il più possibile il pallone al limite dell'infrazione. Assolutamente sì, far passare il tempo e cercare di portare a casa il risultato. Se vuoi mai ricordare i gol per quanto concerne Trieste? In questo secondo tempo Kunjak ne ha fatti 4, Anici ne ha fatti 4, e Carpanese 1, da Piran 2 e Dovgan 2. Quindi diciamo come sempre abbastanza omogeneità con Kunjak che rispetto al primo tempo si è sbloccato. Sì, 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 sicuramente, può essere che abbia pagato un po' lo scotto dell'esordio in casa, sai, così, e quindi però il secondo tempo sicuramente molto più positivo del primo. Dopo il time out le squadre stanno rientrando in campo. Poco meno di 4 minuti alla conclusione. Il Merano cercherà, come dicevi appunto, di fare il tutto per tutto per cercare di rientrare in partita. Trieste dovrà ovviamente difendere bene per cercare di portare a casa, come dicevamo, un risultato sicuramente positivo per l'economia di questo inizio di campionato. Ah, sicuramente deve portare a cercare a casa questo risultato, perché vorrebbe dire arrivare a 5 punti, sarebbe già un buon viatico di partenza, insomma. Carli per Gagovic, Carli, Trieste recupera, fasi concitate da Piran, Pernic, da Piran, da Dojkovic, Visintin, Kunjak, Dogan, Kunjak al centro per Dojkovic, Anici, da Dojkovic e Anici, Kunjak. Kunjak cerca la soluzione. Ricordiamo sempre 30-26 punteggio, meno di 3 minuti alla fine. Kunjak scivola, ma è dato il pallone in favore della formazione ospite. Fortunatamente nulla di grave per lo sloveno di Trieste, quindi si prenderà con dal fondo con la rimessa con per il Merano. Sì, si è scivolato, per fortuna niente di grave, sembrava un infortunio più grave, invece per fortuna si è rialzato subito, questo è positivo. Adesso mancano 3 minuti, siamo a 4 gol, c'è da chiudere ancora un paio di difese e forse riusciremo a portarla a casa, insomma. Meno di 3 minuti quindi alla fine dell'incontro con il Merano che oltrepassa la metà campo triestina. Gagovic per Gavles, Gagovic, Gufler che realizza. Trieste avanti di 3, 30-27. Dogan per Kunjak, Anici. Anici prende la traversa e la palla purtroppo esce, quindi il Merano nuovamente a cercare di accorciare l'infrazione di passi, quindi praticamente nuovamente Trieste a impostare, ma coach Oveglia chiama time out in modo da far sia rifiatare i suoi ragazzi e a dare consigli utili per questi ultimi minuti. Sì, perché il tiro di Anici sicuramente era troppo veloce, si poteva giocare un po' più lungo, cerca di far passare il tempo, trova un'azione un po' migliore. Invece Anici ha dovuto tirare, è chiaro che avendo ancora un time out a disposizione, giustamente Giorgio vuole richiamare tutti alla massima attenzione per portare a casa la vittoria.
le squadre rientrano in campo dopo questo time out chiamato dal coach triestino. Si ripartirà con la palla in favore di Trieste. Alla battuta Radojkovic, Kunjak, Kunjak nuovamente, Radojkovic per Kunjak. E fallo da parte del Merano, capitan Visintin per Anici. E c'è questo tiro parato da parte del portiere ospite sul tiro appunto di Radojkovic. Visintin per Anici che realizza una rete sicuramente importante per Trieste, e Trieste recupera e può andare in contropiede e realizza nuovamente con Dapiran, più 5, Trieste 32, Merano 27, a poco più di un minuto dalla fine della partita. Quindi diciamo a questo punto vittoria di Trieste. Bella vittoria in questi ultimi minuti, maturata in questi ultimi minuti, buona la squadra di Merano, però Trieste ha trovato più continuità nel secondo tempo rispetto al primo. In effetti è stata veramente una bellissima prestazione, una bellissima vittoria. Direi che tutti hanno dato il loro contributo, sicuramente Kunjak nel secondo tempo veramente valido, come anche Anici. Zaro veramente ha parato veramente molto bene il primo tempo e anche il secondo. Dogan ha fatto la sua parte convincendo penso ancora una volta di più. Bellomo ha fatto il suo esordio con bel gol, Dapiran ha giocato bene, Radojkovic, Bosic che entra in porta, vediamo se riuscirà a parare questo rigore. Peccato, però anche lui fa il suo esordio, direi tutto sommato una gran giornata di Pagliamano. Quindi anche la possibilità per quest'ultimo minuto di esordire per il nuovo acquisto Kevin Bosic. Coach Oviglia ha dato questa possibilità di esordire appunto anche il nuovo portiere. Rimane sotto di 32-28 quando mancano poco meno di 30 secondi alla fine dell'incontro, e c'è la rete di Stricker. Quindi Trieste più 3 con ultimo pallone che sancirà molto probabilmente la fine dell'incontro. C'è la parata e quindi in contropiede viene assegnato l'ultima rete da parte di Gaffler. Si chiude l'incontro con Trieste che vince per 32-30. Un cordiale saluto da parte di Nissero Coselli e di buonasera a tutti e grazie Marco Luduca, e buon proseguimento con i programmi di Teleantenna Trieste oggi.